Esattamente come nel 2022, la nostra estate si chiude e al contempo apre una nuova stagione di eventi automobilistici con Autoluk Week. Questo evento, che ha luogo qui in Piazza San Carlo, ma non solo, a Torino, con le migliori vetture, le migliori auto, ma anche le migliori moto della storia del motorsport qui a Torino. E voglio portarvi con me in questo breve tour, perché chiaramente questo è un evento che porta con sé anche la riunione di diverse attività, come ad esempio l'arrivo di oggi pomeriggio del rally Città di Torino, ma anche delle parate per quanto riguarda ad esempio magari la MotoGP o manifestazioni legate alla Formula 1, parate di auto da rally moderne, ma non solo. Perdonatemi, tra l'altro, in questo video, come vedete, Piazza San Carlo è pienissima di persone, ora un po' meno rispetto a questa mattina, però comunque c'è tanta gente, quindi dovrete perdonarci se ci sarà qualcuno che ci passa davanti, ma con delle auto del genere è normale che venga suscitata così tanto la curiosità. Ma appunto, un evento del genere, come detto, attira sempre sempre tanta folla. Partiamo un po' da quest'ala moderna, qui non troppo, visto che siamo al cospetto di un'Osella PA10 Sport Nazionale dell'87, ma appunto un'ala un po' più moderna con due M3, diciamo, un esercizio di stile con questo wrap molto particolare, ma anche un M3 un po' più sobria, entrambe del Club 777, guardate un po', nera con dettagli e cerchi dorati, M3 Competition, ma subito accanto, qui c'è poco da dire, l'ultima Hypercar Ferrari, almeno per ora, la SF90 stradale. Un'auto semplicemente clamorosa, soprattutto poi in questo giallo che tanto dona alle Ferrari rispetto magari ad un classico rosso Ferrari, insomma. Ma continuiamo un po' la visione con qualcosa di un po' più datato, un po' più d'epoca, perché il MAUT, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, ha portato in esposizione diverse auto. La prima, una Dejderi Formula 3 del 70, viene accompagnata dalla seconda, che noi conosciamo personalmente bene. Se ci seguite su Instagram avrete visto che in questi anni abbiamo seguito diverse edizioni della 1000 miglia insieme al team di Adrenaline 24H, che ha partecipato in diverse edizioni con questa OM469 Sport del 22, quindi questa che l'anno scorso era la centenaria, l'auto più vecchia al via della 1000 miglia, un'auto semplicemente clamorosa. Vi faccio vedere anche la fiancata, la particolarità di questa OM del 22, che ha posto guida e posto navigatore sfalsati con una carrozzeria in alluminio che d'estate diventa semplicemente cocente. Pensate un po', nel mese di giugno, durante la 1000 miglia, il team di Adrenaline 24H, devo dire che almeno da fuori sembrava ne avesse sofferte di pene, portando sicuramente a casa il risultato, arrivando al traguardo con un'auto centenaria, ma comunque soffrendo, perché ragazzi, non ci sono poggiabracci, maniglie, non c'è nulla di tutto ciò. Nelle curve più sostenute, con un'auto del genere bisogna tenersi alla lamiera di questa OM e quindi prendere delle belle ustioni. Ma proseguiamo con la visione di ciò che ha portato il MAUT qui ad Autoluk Week 2023. Puzzano e fanno rumore. Ve la faccio vedere al davanti, questa clamorosa Maserati 26B del 28. Vi sono sincero, non vi voglio mentire, molte di queste io personalmente non le conosco, non le conoscevo, e quindi per fortuna gli organizzatori hanno messo delle schede più o meno approfondite che possono renderci chiaro cosa stiamo ammirando. Guardate un po' questa favolosa Maserati con numero 16. Questa mi sembra tra l'altro un conservato, potrei sbagliarmi, gli occhi più attenti di voi mi risponderanno nei commenti se è un restaurato o un conservato, ma tant'è, guardate che capolavoro, bellissimo vedere la pelle del sedile con le crepe del tempo, degli anni in cui quest'auto ha partecipato alle corse. Proseguiamo, un'altra auto favolosa è la Fiat 130 HP, questa è ancora più vecchia ragazzi, 1907, fate voi il calcolo di quanti anni ha questa incredibile carrozza con le ruote, non c'è altro modo di definirla. Guardate i cerchi in legno, guardate i pannelli laterali e guardate soprattutto lo sterzo
veramente impressionante, con i vari comandi a leva e la catena nella parte laterale. All'interno dello stand del Mauto, tra l'altro, c'è una Peugeot tipo 3. Questa qui è ancora più vecchia, dovrebbe essere l'auto più antica presente qui ad Outlook Week, perché è del 1892. Ragazzi, 1892, veramente mi vengono solo i brividi a pensare a quante ne ha viste quest'auto. Cioè, semplicemente, non so se definirla iconica, comunque epica, sicuramente epica, perché in moltissimi avranno posato il proprio corpo su un'auto del genere e saranno stati in posti, insomma, quest'auto ne ha visti di posti, come anche quest'altra Ferrari 246 1960, anche questa della collezione del Mauto. Qui però parliamo di una monoposto, guardate che capolavoro. Ma proseguiamo con la visione di quelle che sono le vetture presenti. Qui ci spostiamo dal Mauto allo stand della fondazione Macaluso, con le leggende del rally. Si parte dall'Alpine A110 del 73, livrea Elf, meravigliosa, e poi semplicemente icone italiane, ragazzi. Abbiamo una Delta di dentro, dai, ve la faccio vedere, non voglio essere crudele, mi avvicino un po', per questa Delta Evo Safari del 92. Livrea Martini, immancabilmente. Seguita, anzi preceduta, qui in Piazza San Carlo, da questa 131 Mirafiori Abarth. Livrea immancabilmente all'Italia. Questa è una personalmente delle mie livree preferite in assoluto. Tanti curiosi che la fotografano, perché ha fatto semplicemente la storia del rally, insieme a qualcos'altro. Parliamo, sì, ovviamente, della 037, di cui a brevissimo vi mostrerò delle parenti un po' più moderne. Questa dell'84. E dietro qualcos'altro, diciamo, è rimasta fuori dallo stand della fondazione, ma ugualmente importante. Audi 4 dell'81 di Blomqvist. E anche qui c'è poco da dire. Quando ci sono questi quattro colori, bianco, grigio, nero e rosso, c'è poco da dire, bisogna solo che inchinarsi. Ma direi che è il caso di proseguire con altri segmenti del motorsport e della storia del motorsport. Stiamo parlando di una F1 Osella dell'86, Piercarlo Ghinzani. E sempre in questo segmento di motorsport, un'altra F1, Cooper Sucar Fittipaldi del 76, livrea spettacolare, io personalmente non l'avevo mai vista, ovviamente mancavano ancora 20 anni alla mia nascita, però è questo. Prima di procedere a qualcosa di moderno e di apparentato con la 037, vi faccio vedere questa GTR 50 by Ital Design 50, perché parliamo ovviamente di un anniversario importante. Ecco, qui abbiamo quello che, se vogliamo, è una test car, una concept, una fase prototipale, che però già nel 2018 preannunciava molto quello che sarebbe stato, se vogliamo, il futuro di Nissan, o comunque delle supercar giapponesi. Guardate queste linee aerodinamiche, levigatissime, semplicemente spettacolari. Guardate le varie ali, alette, appendici in carbonio che Ital Design aveva sviluppato per questa test car. E vi faccio vedere anche il posteriore. Questa, secondo me, è la parte più avveniristica, con questa ala attiva sospesa. Come sospesi anche appaiono i fari posteriori, quindi il doppio bulbo circolare classico del GTR. Un'auto che, se vogliamo, sembra molto, anzi fin troppo avveniristica, ma che comunque dei dati tutto sommato realistici. Stiamo parlando di 720 cavalli stimati, con 780 Nm di coppia tra 3.600 e 5.600 giri, motore ovviamente frontale centrale, classico per quanto riguarda la GTR, 4 ruote motrici, un cambio 6 rapporti a doppia frizione,
che ormai siamo abituati a vedere su tante supercar moderne, ma non solo, vista la fluidità delle cambiate e soprattutto la velocità delle cambiate. Impianto frenante Brembo con una pinza anteriore monoblocco a 6 pistoncini da 390 mm con disco flottante, mentre al posteriore una pinza monoblocco a 4 pistoncini da 380 mm. Gommata Michelin Pilot Super Sport 255-35 all'anteriore con cerchi da 21 e sempre cerchi da 21 con gomme 285-30 per quanto riguarda il posteriore. Ma voglio andare oltre perché appunto questa era una interessantissima GTR by Ital Design, ma qui c'è un bel trittico, dopo ve ne farò vedere anche una terza in una configurazione interessante, ma questa è la Chimera 037. Questo è un progetto italianissimo che prende un'icona, anzi il nome di un'icona, come la Lancia 037. Guardate quante persone ci sono intorno, ora mi avvicinerò ad uno degli esemplari per mostrarvelo come si deve. Prende la base telaistica della Beta Monte Carlo e ci costruisce sopra quella che a tutti gli effetti sembra un sogno sfrenato degli amanti della Lancia 037. Dopo vi faccio vedere un confronto. Parliamo di questa Chimera Evo 37, il nome completo, con un motore centrale, posteriore e longitudinale, un 4 cilindri in linea, 2150 di cilindrata, da 505 cavalli e 550 Nm di coppia. Ecco, vi posso far vedere qualche altra configurazione, tipo questa con livrea Martini Racing World Rally Champion, semplicemente favolosa. La mia preferita è in verde con pinze gialle e fari gialli, interni verde biscotto, ma c'è anche in rosso opaco con una finitura, se vogliamo, satinata. Guardate, c'è addirittura il cofango posteriore e adesso a questo punto non mi resta altro da fare se magari evito di entrare nelle foto dei turisti, ma appunto voglio farvi vedere il motore, questo incredibile 2000 quattro cilindri che sviluppa appunto oltre 500 cavalli. Qui ad Autoloop Week ce ne sono ben 4, queste sono 3 delle 4 e questo è il suo fenomenale cuore pulsante. Ma proseguiamo con la visione qui nella meravigliosa cornice di Piazza San Carlo. Ancora una volta qui al centro quest'anno c'è proprio una pista dedicata alle parate, alle manifestazioni dinamiche. Concludiamo quest'ala, la visione di quest'ala di Piazza San Carlo con, sempre per il Club 777, questa Dallara stradale. L'anno era il 2017, ci sono anche dei dettagli che hanno rinnovato, se vogliamo, questo specifico esemplare appartenuto all'organizzatore dell'evento, Andrea Levi, come ad esempio delle nuove finiture aerodinamiche, ovviamente reali, non puramente estetiche, sviluppate proprio in Dallara, in collaborazione con gli studi che in tante delle sue giornate e migliaia di ore passate in pista, Andrea Levi ha contribuito a portare tecnicamente su questa Dallara stradale. Tra l'altro questa qui è il primo esemplare al mondo della Dallara stradale. Ma adesso mi tocca attraversare la piazza, non vi voglio far perdere tempo, quindi taglierò il video e vi faccio vedere cosa c'è dall'altro lato. Lato opposto di Piazza San Carlo, la storia non cambia e per fortuna oserei dire, in quanto qui abbiamo un bel quintetto, sì, sono 5, sono 1, 2, 3, 4, 5, sì, sono 5 Lancia Delta da rally. Qui sinceramente io non parlerò, ve le farò solo vedere perché ragazzi voglio far parlare loro, voglio far parlare le immagini. Al massimo vi dico di cosa stiamo parlando. Questa qui è una Delta 16 valvole gruppo A dell'88 di Mickey Biasion, della leggenda Lancia, capolavoro. Proseguendo ne abbiamo un'altra con una livrea diversa, livrea GS del 92, stesso modello se vogliamo, quindi sempre Delta 16 valvole gruppo A, però dell'Astra Team. Un'altra Martini Racing, guardate un po' che favola questi fari opzionali sull'anteriore. Proseguiamo, Team Lancia Martini, sempre nel 92,
immancabili cerchi OZ bianchi. C'è poco da dire sulla Delta, ragazzi, è sempre un'icona. E concludiamo con una Delta Gruppo A del 91, Ericsson Kankunen, livrea fina, molto particolare, decisamente particolare e decisamente speciale. Proseguiamo un po', perché laggiù c'è lo stand di Suzuki e qui, vi anticipo, non vedremo solamente quattro ruote, anzi di quattro ruote c'è ben poco, c'è solamente una Swift in esposizione, ma per tutti voi che vi siete iscritti al canale per le moto, WeRide, beh, gioite, non disperate, non ci sono solo auto in questo video. Infatti qui attraverso la folla Suzuki ha portato tante belle motociclette. Qui innanzitutto, come detto, come anticipato, una Suzuki Swift Sport con una livrea che ci ricorda appunto il team, con questa Kevin Schwantz Edition di quest'anno, appunto del 2023. Abbiamo un motore nautico. Di barche non ne portiamo mai sul canale, però questo qui, se siete amanti del genere, DF200 AP del 2023, sempre con la livrea Kevin Schwantz. Ma passiamo alle due ruote, beh, qui c'era divertirsi. L'anno scorso ad ECMA ne abbiamo vista una in livrea però totalmente azzurra, GSX 8S, qui ancora una volta Kevin Schwantz Edition, e da questo lato GSX R1000R del 2021 Legend Lucchinelli. Insomma, uno stand che tra l'altro con le sue parate della MotoGP ha destato non poche gioie qui in Piazza San Carlo questa mattina. Ma procediamo. Guardate quanta gente c'è oggi in piazza, nonostante siano neanche le 17. Proseguiamo con qualche altra leggenda del rally. Infatti abbiamo una bellissima Lancer Evo. Questa dovrebbe essere una 6 o una 7, non mi uccidete, in questo momento non mi soggiunge alla memoria. Livrea Marlboro, Rally Art. Che spettacolo. E subito accanto altre due icone del rally, una diciamo oggettiva se vogliamo, infatti la Subaru Impresa, la faccio vedere tutto intorno perché merita decisamente delle attenzioni come si deve. Guardate che configurazione favolosa, la WRC del 2000 di Richard Burns. E un'altra a cui io personalmente sono molto ma molto legato, in quanto da ragazzino ho semplicemente smagnetizzato i CD dei videogiochi al computer. Pensate un po', non avevo neanche ancora una PlayStation per il videogioco Rally di Colin McRae. Qui abbiamo una Focus WRC del 99, McRae Solberg. È un'auto anche qui su cui ci sarebbe tanto da dire, ma voglio lasciar parlare le immagini perché mi viene solamente tanta nostalgia di quanto ho giocato al computer, a giochi con questa prima generazione di Focus, che anche diciamo nelle vesti civili ho sempre trovato affascinante, interessante, con tantissima personalità sul mercato automobilistico dell'epoca. Proseguiamo, ci avviciniamo alla conclusione della parte statica di questo pomeriggio qui ad Auto Look Week del sabato, con una GTAM del 71, ex Auto Delta, attualmente scuderia del Portello. Favolosa, con questa livrea ocra e blu. E poi per gli amanti dell'off-road, due belle Land Rover. Abbiamo un Defender a passo corto, due porte, dell'85, un omaggio evidente al Camel Trophy in questa versione 90, appunto passo corto del Defender, e poi un Discovery sempre con livrea Camel Trophy, tra l'altro con una particolarità, perché da pugliese non potevo non notarla, questo specifico esemplare penso proprio abbia partecipato a almeno un'edizione di questo evento, come vedo anche dalla targa lì in fondo, c'è un po' di riflessi, ma comunque guardate un po' l'iconicità anche con la canoa sul tetto di questo Discovery Camel Trophy. Proseguiamo perché non c'è solo off-road, non c'è solo MotoGP, non c'è solo rally,
e non ci sono solo icone del passato o addirittura auto centenarie, come abbiamo visto prima allo stand del Mauto lì dall'altro lato di Piazza San Carlo, perché, devo fare giro da questo lato, c'è un tir che lascia presagire la presenza di qualcosa di estremamente racing. Abbiamo già delle magliette in giro, tra l'altro questo weekend importante perché appunto poco distante a Monza c'è il Gran Premio d'Italia. C'è, ragazzi, c'è fin troppa gente, quindi mi dovrò un attimo ingegnare per parlarvi, per mostrarvi un po' la monoposto presente qui, quindi mi dovete dare un attimo. Siamo riusciti ad avvicinarci alla RB8, la Red Bull con motore Renault, che nel 2012 ha semplicemente dominato, infatti ha vinto il titolo piloti con Sebastian Vettel, che era accompagnato tra l'altro da Mark Webber, e il titolo costruttori, hanno, diciamo, memorabile per il team Red Bull. Ma vabbè, purtroppo non siamo così fortunati come questi bambini da poter entrare all'interno del cockpit di questa RB8 di Red Bull, ma proseguiamo un po' con la visione di cos'altro mostrarvi qui in Piazza San Carlo. Laggiù c'è un qualcosa di ugualmente appassionante, non per tutti, ma sicuramente appassionante. Ora vi mostro cosa. Ci sono infatti le vetture della Formula SAE, questa in particolare del Politecnico di Torino. Anche qui guardate quest'altra. Progetti sicuramente interessantissimi, che appassionano anche perché sono fatti da gente che, purtroppo mi sento vecchio a dirlo, attualmente non è neanche più mia coetanea, sono più giovani di me e hanno le mani in pasta, anzi nell'olio motore, negli ingranaggi e nello studio tecnico di queste vetture. Ma adesso ci spostiamo in un'altra ala del centro di Torino per mostrarvi qualche ultimo dettaglio. Non capita tutti i giorni di sentir risuonare qui in piazza a Torino un vuoto. Un vuoto Renault. Io, ragazzi, non vi posso promettere che riuscirò a riavvicinarmi alla RB8 di Red Bull. Anche perché guardate quanta gente si sta avvicinando, sarà pienissimo, però è un capolavoro. Ragazzi, un applauso è l'unico modo in cui si può concludere un momento del genere. Come ovviamente vi avevo anticipato, non mi sono riuscito ad avvicinare, però favoloso, ugualmente favoloso. Siamo in piazza CLN e vi faccio vedere un po' quello che è un parallelismo nella storia dell'automobile. Infatti abbiamo aperto una delle prime auto che vi ho fatto vedere qui oggi, era l'Alpine Renault A110, ma vi faccio vedere anche un confronto molto rapido con la nuova Alpine A110, un'auto eccezionale, eccezionalmente divertente da guidare. Sono venuto qui però non esclusivamente per parlarvi di lei, ma per mostrarvi un altro confronto tra qualcosa che avete già visto, ma che viste così da vicino probabilmente vi faranno sorridere, riflettere, innamorare del nuovo progetto. Avete già capito. Qui siamo dinanzi ad una 037 dell'83. Non una qualunque, ovviamente. E lì, la distanza, c'è non la sua gemella, diciamo la sua nipote. Come vi ho parlato poco fa, la Chimera Evo 37. Stavo inciampando, ma voglio attraversare velocemente per farvi vedere dal vivo quanto sono dannatamente simili queste due vetture. La base, come detto, per la Chimera è quella telaistica della Beta Monte Carlo, quindi la Donor Car, se vogliamo, ha donato il telaio.
le proporzioni, le dimensioni, ma soprattutto l'estetica fa paura quanto siano somiglianti due auto che si passano praticamente 40 anni. Qui c'è la Chimera, lì c'è la 037 originale. Tra l'altro questa qui, se non sbaglio, dovrebbe essere, questa qui è targata tra l'altro, perché ha partecipato alla parata, ma questa qui dovrebbe essere la primissima nata tra le Chimera Evo 37. Vi faccio vedere qualche dettaglio più da vicino, qui che c'è meno gente. Al di là della livrea vi faccio vedere anche le bucature sul cofano, i fari a doppio elemento LED anteriori, la calandra in carbonio di Lancia, ma anche questi cerchi perfettamente, perfettamente aerodinamici, gommati Pirelli P0. Un'ala che lascia veramente poco al caso, una piccola differenza è l'inclinazione, per quanto comunque viste qui a confronto non sono neanche poi così diverse, ma uno degli elementi più belli, al di là dei fari, della griglia posteriore, del badge evoluzione con il front Lancia di quell'epoca e del suo motore da oltre 500 cavalli a vista, che qui dubito si veda con tutti questi bei riflessi, sono sicuramente gli scarichi, questi quattro cannoncini che nella forma riprendono incredibilmente quelli della 037 originale. Ora, con questo duo meraviglioso io vi saluto. Prima però di salutarvi ufficialmente vi chiedo cosa ne pensate di questo evento, se ci siete state l'edizione di quest'anno, se ci sarete l'anno prossimo, perché io mi auguro ci sia, perché ragazzi è indubbio, racchiude alcune tra le più belle perle del motorsport mondiale. Quindi fateci sapere nei commenti appunto cosa ne pensate, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, seguiteci su tutte le nostre piattaforme, quindi iscrivendovi al nostro canale, cliccando sul campanello per ricevere le notifiche qui su YouTube, ma anche sul nostro sito web e sui social, dovunque vi possa venire in mente noi ci siamo e ci saremo, con un solo nome che è anche quello del sito web wedrive.tv. Stage 4.